Una risposta tecnica. Noi non vogliamo una risposta tecnica, vogliamo una risposta politica. Questo si soluziona con una risposta politica che dà giustizia a tutti gli immigrati che sono stati truffati in questa sanatoria. Adesso prenderemo contatto con uno dei ragazzi che sono sotto, sono qua sulla torre. Parleremo con Marcello e le daremo il microfono perché ci dica qualche cosa. Un saluto per Marcello, uno dei ragazzi occupanti della torre di Imbonati. Ciao, ciao, grazie, grazie per venire, grazie per esserci, sappiamo che tu, cioè più questa mattina, tu per incontro tra amici, cioè, era un dovere di tutti avvicinarsi perché qua sta cominciando una lotta grande. Una lotta che ci deve trovare tutti insieme con degli obiettivi in comune. In primo momento io volevo cominciare questo intervento con un saluto a chi in prima linea si è messo, in prima linea ha rischiato, ha stato nel buio più di un mese, che sono i ragazzi di Brescia, che hanno fatto un mese di presidio da soli, isolati, sono stati caricati, hanno dato una risposta a tutti quell'isolamento, cioè loro hanno salito su una gru e a partire da lì mi sa che è cominciato una cascata di avvenimenti che ti devono fare alzare la testa, ma non solo alzare la testa per vedere in su, sino cioè, camminare con la testa alta, perché la nostra è una lotta, non una lotta di conquista, non una lotta di rapina, una lotta per la dignità, una lotta che le deve dare a migliaia di persone con la giustizia del diritto di non essere condannati solo per il fatto di camminare per la strada.